Ciao a tutti ragazzi e rieccoci con un nuovo video di Forza Horizon 5, questo bellissimo gioco, e torniamo a testare le auto e quindi direi subito di andare a vedere l'auto che andremo a testare oggi. Ed eccola qua, magari la intravedete lì nello sfondo che auto è, ed è un'auto che è appena uscita da pochi giorni. È uscita questa settimana qua, eccola qua, è la Ferrari Monza SP2, bellissima auto. Io ho il pacchetto auto, non so come si chiami, però il pacchetto auto che sarà da gratis, quindi a posto, non l'ho dovuta neanche pagare, e direi subito di andarla a testare in autostrada per vedere la sua velocità massima, così originale. È una trazione posteriore, quindi tutta la potenza nelle ruote posteriori. Abbiamo subito a vedere, lanciamoci qua nell'autostrada, vediamo bene le marce, c'è anche il bel sound di quest'auto. Andiamo subito a vedere quanto può fare di velocità massima, 325. Una settima che ancora ha molto da dare, quindi potrà fare un bel po' di chilometri in più di questi 345. Aumenta ancora, 350. Oh, qua non mi sono andato in mia. 356, 357, 360. Va ancora su, ancora cavalli da sprigionare. 370, 71. Dai, 73, l'ha toccato per un attimo. Qua la curva si fa un po' perdere. 3,72, 3,73. Niente, 3,73. La velocità massima di quest'auto originale è 3,73. Quindi direi ora andiamo subito in casa per andare subito a potenziarla. Eccoci già qua nella nostra casa. Quindi potenziamenti è messa a punto. Andiamo subito a cliccarci. No, cosa ho fatto? No, cosa potenziamento automatico? No, no, no. Dobbiamo potenziarla noi. Motore, filtro dell'aria. Andiamo subito a vedere cosa metterci. Ovviamente tutte le cose migliori, ovviamente, per mettere più cavalli possibili dentro quest'auto. Vediamo se il rombo cambia. Vabbè, non penso su queste cose, sarebbe più sugli scarichi. Facciamo swap motore. Mettiamo anche il raffreddamento, l'olio e raffreddamento da gara. Il volano andiamo a mettere, ecco qua, l'assetto, che ovviamente direi che andiamo a farlo da gara, come giusto che sia. Barra anteriore lì, ovviamente la mettiamo da gara. Ora aspetta, fatemi vedere, ci migliora il peso, ok. Qua, fatemi vedere, no, cos'è questa orrenda cosa che va a metterci dietro, la gabbia di sicurezza? No, 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 assolutamente non la mettiamo. Mettiamo questa qua, la rinforziamo leggermente. Poi riduzione del peso, ovviamente andiamo a togliergli tutto il peso che possiamo togliergli, quindi diventa bella leggera. Trazione, frizione, ok. Il cambio abbiamo da gara 10, 8 velocità, 6 velocità, quindi il nostro 7 marci. Io direi che possiamo tenere tranquillamente il nostro, direi proprio di sì, cioè 8 velocità non mi sembra il caso, secondo me è perfetto il suo, anche se comunque sul 6 velocità ci fa guadagnare, ma cioè nel senso basta rapportarle e quello 7 marce va più che bene, anche se noi non le andremo a toccare per il nostro circuito, ma nel nostro circuito che è piccolino, circuito del Messico, non serve neanche avere le marce perfette, diciamo. Ora andiamo a metterci la mescola degli pneumatici, ovviamente andiamo a metterci le slick, no, queste sono quelle d'accelerazione, le slick dovrebbero essere queste qua a sinistra, sì, andiamo a mettergliele ovviamente, quindi slick sia, più trazione possibile. Larghezza degli pneumatici, vabbè, andiamo a metterci il massimo, direi, per avere più trazione. Direi che vanno più che bene questi. Poi cos'è qua? Cerchi. Allora, vediamo un attimo i cerchi.
Questi vanno tutti in negativo. Andiamo a trovare qualcosa che vada ovviamente a toglierci un po' di chili all'auto. Vediamo un po', 8 kg in più, addirittura mi sono 23, mi pare. Bah, a me non mi piacciono troppo questi cerchi. Cioè, mi piacevano i suoi originali con il logo del cavallino in mezzo, secondo me erano veramente molto belli. Diamo una rapida occhiata, però no, direi proprio di no. Proviamo. Io lascerei questi qua standard. Che perché anche qua non. Cioè, sono brutti, non ci stanno su quest'auto. A me piace vedere il cavallino, sinceramente io direi tenere quelli normali, vedete? Boh, questi sono veramente orrendi quelli chiusi. Sì, direi teniamo quelli normali. Distanziale. Non voglio esagerare perché a me non è che piacciono troppo i distanziali. Io farei solo una. Allargargli di solo una lunghezza. Vediamo dietro. Io direi anche dietro, una sola lunghezza va più che bene. Poi, qua penso che non andremo a mettere niente perché rovinano la linea. Assolutamente, io non. Cioè, non ce li vado a mettere. Questo no. Anche l'alettone, se. Ciao. Ciaone, non ci sta assolutamente bene su quest'auto, guardate quanto è brutto, rovina veramente tantissimo la linea, io direi assolutamente non andiamo a metterlo. Conversione, questo lo vediamo dopo, perché penso che per la prova sul circuito la cambieremo, però per ora tengo la posteriore per vedere se uno se è guidabile e due la velocità massima sul dritto nell'autostrada. Doppio turbo andiamo a metterglielo, ovviamente, direi che abbiamo finito. E allora andiamo ad installare l'assetto e mamma mia, guardate, da 1589 kg passiamo a 1332 e soprattutto da 799 cavalli passiamo a 1112 cavalli. Ha una potenza assurda ora, passiamo da S1 867 a S2 934. Quindi assurda, io direi andiamo subito a cambiargli il colore, fargli una mini livrea e poi siamo pronti per andarla a provare perché non vedo veramente l'ora. Allora, vediamo subito che colore farla. Allora, iniziamo a vedere una bella tonalità. Questa non è male, però boh, con quei contrasti di multicolor non mi piace. Allora, scorriamo. Questa bella. Alluminio spazzolato mi piace veramente, ma veramente tanto. Vediamo anche le altre, però boh, no, alluminio, alluminio. Andiamo a mettere l'alluminio perché mi piace veramente, ma veramente tanto. Quindi andiamo a vedere il colore. Io vi confesso che le Ferrari a me piacciono tantissimo gialle, però su quest'auto secondo me non ci sta tanto bene. A me piace così. Di questo nero qua. Sì, io l'andrei a fare con questo nero qua. Piace veramente tanto questo colore perché sembra quasi un opaco lucido, cioè un mix fra opaco lucido. Non so, un bel colore, uno di quei colori pregiati, chiamiamoli così. Io direi che teniamo qua, ho abbassato sul bianco, però non è cambiato niente, ovviamente rimane sempre nera. Direi che appunto andiamo a tenere questo bellissimo colore. Guardate qua la differenza tra quello originale e questo qua nuovo. Direi veramente bel colore che ho scelto, mi piace moltissimo. Andiamo a fare i cerchi neri, già li ho fatti, eccoli qua. Pinze del freno, direi che le teniamo originali rosse, mi piace perché fa contrasto anche con i sedili che sono rossi, quindi direi che va più che bene. Ora andiamo a toccare un po' la livrea, non mettiamoci troppa roba, gli vorrei mettere questa bella striscia qua italiana che ho trovato nell'editor. Vediamo un attimo come sistemarla, vorrei sistemarla bene in linea con quel pezzo grigio della carrozzeria, con quella rifinitura lì. Perfetto, l'abbiamo messa, ora la specchiamo dall'altra parte, sistemiamola solo un attimo bene.
Direi che così può andare. Sì, va più che bene. Ora, ho trovato questo bel logo Ferrari. Io direi che glielo mettiamo come continuo e anche per interrompere, diciamo, la striscia, per non farla continuare nella carrozzeria. Gli mettiamo questo bel logo Ferrari e direi che secondo me ci sta veramente molto molto bene. Ovviamente ora andiamo a specchiarlo dall'altra parte. Sì, guardate, sta veramente molto bene. Lo specchiamo. Ora, la scritta è al contrario, ma dovrei semplicemente fare inverti orizzontalmente e dovrebbe mettermela a posto. Sì, infatti. Ora andiamo semplicemente ad allinearla bene. Allora, muoviamola un po' in su, ruotiamo. Vediamo di metterla bene in linea con la striscia tricolore e la rifinitura qua grigia. Perfetto, direi. Ruotiamola solo leggermente ancora e direi che va più che bene così. Ora, sul cofano voglio metterci una bella striscia per continuare sempre come nella fiancata, una bella striscia tricolore, ma vorrei farla finire nel logo Ferrari. Quindi significa che dobbiamo andare a metterla della giusta grandezza per farla finire esattamente nel logo Ferrari, così da avere uno stop, perché non voglio farla continuare più avanti e farla scendere nel muso. Io direi che va più che bene così, perché quest'auto è bella così, non vuole livree troppo, cioè non so come dire, con troppi strati, ecco. Vuole il poco, il classico, il giusto per quest'auto, che è già bella di suo con queste grandissime linee. Quindi andiamo a mettere la prima striscia. Ora, ho applicato una striscia, quindi ora vedete che vado a diciamo allungarla, semplicemente un'altra striscia che gli vado a mettere. Vedete che piano piano va su perché sto usando la freccia dell'analogico. Ovviamente potevo, la freccia del joystick volevo dire, ovviamente potevo usare l'analogico, però no, voglio fare con la freccia più lento perché mi devo complicare la vita, no? Vabbè, comunque io direi che ora l'andiamo a mettere per lungo tutta la carrozzeria, che secondo me ci sta molto molto bene, vedete che piano piano la stiamo allungando perfettamente. Ed ecco qua, lavoro finito, tutta la striscia che rompe a metà l'auto in pratica. Secondo me ci può stare, giusto per fare un po' di livrea. Io direi che siamo a posto così, direi che va più che bene, non andiamo a mettere troppe cose. Quindi usciamo subito e andiamo a vedere la nostra potenza di quest'auto, che secondo me è assurda. Sentite già il rombo. Mamma mia. Guardate qua come usciamo da questa curva, tutto sgommando. Quest'auto perde trazione anche in quarta, come avete visto prima. Ora andiamo a vedere subito nell'autostrada quanto potrà toccare. Andiamo a lanciarci bene e si va. Quinta. Sesta, ricordiamoci che ha 7 marce. Andiamo a mettere ora la settima e vediamo subito 300. Ovviamente abbiamo già battuto i 373 di prima, abbiamo già 399, 400. Mamma mia, stiamo volando. 404, dai, arriva 410, sì, 410. 4,13, 4,14, 15, 16, 17 sarà ancora, tocchiamo i 4,20, tocchiamo i 4,20, 4,19, 4,20, qua ho dovuto evitare un attimo il traffico, 4,20 dai, mamma mia che velocità però, 4,20, assurda, e ora si va al nostro circuito, il circuito del Messico. Eccoci qua, già pronti. Andiamo a impostare ovviamente la difficoltà su medio per sbarazzarci prima dei
dell'IA per sbarazzarsi. Non so cosa ho detto prima, per sbarazzarsi il CC, tipo una roba del genere. Ora, ovviamente messo a punto non l'andiamo a toccare come sempre e direi che si può avviare la gara. Ora sbarazziamoci appunto dell'IA. Tanto non dovrebbe essere difficile con quest'auto. Partiamo abbastanza bene grazie alla trazione integrale, con quella posteriore saremo ancora là a sgommare. Ora chiudiamo qua all'interno, li andiamo a passare tutti. Perfetto qua. Attenzione qua che andiamo a tamponare quest'altra Ferrari. Direi che... Ah, attenzione qua, piccolo errore, andiamo a sbattere contro il muretto, però direi che siamo pronti per andare al nostro giro veloce. Lo facciamo al terzo giro, ecco che ci lanciamo. Qua leggera sgommata, leggero traverso in entrata curva per poi uscire bene con tutta la spinta più possibile che può dare quest'auto. Ah, qua leggermente larghi, però riusciamo ancora a fare una traiettoria molto molto buona. Qua affrontiamo in terzo questa doppia curva a destra. Questa è un po' la parte tecnica di questo circuito, con anche questa curva in salita, la frenata in salita, una curva pendente come avete visto, una parabolica diciamo. Altra curva, la affrontiamo un po' larghini però con buona velocità, quindi direi che l'abbiamo fatta veramente veramente bene. E ora andiamo a vedere il nostro secondo tempo che andiamo a stampare su questo circuito dopo la Nissan dell'altro giorno. Vediamo con la Ferrari Monza cosa andiamo a fare come giro. Lo stiamo per scoprire, dai, vieni fuori classifiche, dai. Eccolo qua, un 58.041 che ovviamente è il miglior tempo per ora sul nostro circuito. E sarà anche un tempo molto difficile da battere per le nostre prossime auto che andremo a testare. 58.0 quindi, record del nostro circuito. E allora che dire, con questo splendido record io direi che questo video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale e tenetevi aggiornati ovviamente per i futuri video di Forza Horizon e le future auto che andremo a testare. Ciao ciao a tutti! E alla prossima!